Nella giornata di sabato l'ambulanza del 118 è tornata nell'ospedale di Sant'Arsenio, ovvero nella sua sede di questo momento. Questo dopo una settimana trascorsa da parte degli operatori a Polla, ma andiamo per ordine. Circa una settimana fa gli operatori del 118 hanno scritto per l'ennesima volta ai responsabili del distretto dell'ASL e non solo, dello stato precario dal punto di vista igienico-sanitario della sede nell'ospedale di Sant'Arsenio. Scarafaggi, zecche, caldo asfissiante e altre criticità sono state evidenziate dagli operatori che chiedevano degli interventi. Lo chiedevano da mesi. Di fronte al mancato intervento, hanno deciso di spostarsi a Polla, nei pressi del Luigi Curto, accampati praticamente sul marciapiede. Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori nella struttura di Sant'Arsenio e quindi sabato la postazione è tornata a casa. C'è anche da dire però che i lavori non hanno ancora risolto del tutto le criticità e gli operatori restano sul chi va là. Non solo, l'intera struttura sanitaria di Sant'Arsenio ha ancora delle problematiche con i rifiuti abbandonati alla parte esterna e situazioni, da quanto denunciato da numerosi utenti e operatori, da risolvere anche all'interno della stessa.